Buongiorno, oggi è lunedì e sono uscita di casa così in tutta velocità, quindi ho preso le prime cose che potevo raffare al volo. Ma vi capita mai di stare lì ore e ore e ore a pensare a un outfit e dire una schifezza? Poi prendete le prime cose che trovate al volo, perché dovete uscire di casa subito, velocemente, e invece dite wow, che bello outfit che ho fatto! Magari non ci avevo mai pensato di abbinare quella cosa a quell'altra cosa, cioè quando vi vestite così casualmente. Ecco, per me oggi è così, vabbè, non badate che non ho trucco, perché in questi giorni, appunto, come vi dicevo anche settimana scorsa, sto testando dei prodotti nuovi e quindi cerco di truccarmi il meno possibile, perché sono appunto delle creme, voglio vedere quanto agiscono. E niente, questo è il mio pensiero col fiatone del lunedì. Oggi è martedì ed è una giornata un po' così. Avete presente quando combattete contro i mulini a vento? Quando... Oggi sono stufa. Adesso stavo mangiando appunto taco e biscotti, perché ho detto Gabri, ok, fermati un attimo, capisci la situazione e poi agisci, perché io non sono arrabbiata, cioè potrei arrabbiarmi, ma sono oltre l'arrabbiatura. Non so se voi siete come me, ma io quando ho di vari livelli di arrabbiatura, arrabbiatina, arrabbiata, arrabbiatissima, quando sono arrabbiatissimissimissima mi rassegno e divento così. Cioè, raggiungo il nirvana e dico, vabbè, fate quello che volete. Cioè, sono arrivata al punto di non ritorno. Al punto di non ritorno non mi arrabbio neanche più, anche con Mr. G. Quando mi arrabbio, sbraito, urlo, e lì è niente, vuol dire che non sono ancora arrabbiata veramente. E quando sto zitta, lì, veramente statemi lontano, ecco, quando sto zitta... Lì c'è da avere paura, molta paura. Pensierino del mercoledì, nel frattempo sono in giro e piove e non ho l'ombrello e mi sto bagnando tutto, ma devo assolutamente dirvi questa cosa, tra l'altro sono pure struccata. Gabri, modello Storkel mode on, in pratica mi è successa una cosa pazzesca. Io seguo tantissimi profili di cani su Instagram, perché amo i cani, lo sapete. E c'è in assoluto il mio cane preferito. Ah, come piove, mamma mia! Guardate che piove. E c'è in assoluto il mio cane preferito. E stamattina ho visto che era qua a Roma. Niente, stavo facendo una passeggiata da Tiger, perché dovevo prendere delle cose. E mi giro, non lo vedo. In braccio la sua padrona. E io no. Cosa faccio? Lo seguo, arrivo fino alla fontana di Trevi. Loro si fermano prima, cioè un metro prima della fontana di Trevi. Io cosa faccio? Mi fermo, faccio finta di farmi un selfie. Mamma mia, come sta piovendo! Faccio finta di farmi un selfie e invece faccio il video loro. Adesso ve lo metto. No, però si vedono in viso. Mi sa che nel profilo Instagram no, non si vedono in viso, no, quindi non ve lo posso far vedere. Ma niente, comunque, che emozione vedere il tuo idolo di Instagram dal vivo. Volevo chiedergli una foto, ma mi vergognavo troppo. E quindi vi capisco quando non mi fermate. Però vedete, poi ci rimanete male, perché io ci sono rimasta male. Perché io volevo una foto. E adesso solo il video. Le piccole gioie della vita. Oggi è giovedì. A parte le campane. Guardate la mia super grattachecca, amarene, cocco, limone e tamarindo. Ecco, non vedo l'ora che arrivi maggio per poter rimangiare la granita, cioè la grattachecca, fino a ottobre. Piccole gioie della vita. Oggi è venerdì, non ho nessun pensierino per la giornata di oggi, a parte che mi stava investendo prima in una via un autobus, in un'altra via un autobus, però è per colpa mia, giuro, sono io che sono distratta, perché
La prima volta stavo guardando dal lato opposto e quindi niente, l'autista mi ha suonato fortissimo, mi sono anche spaventata, lui ha fatto inchiodato, cioè veramente una strage per colpa mia. E ecco, avessero già pochi problemi gli autobus a Roma, ci metto pure del mio. E niente, oggi è una giornata che mi fa sorridere, quindi il mio pensierino di oggi è questo. Oggi è una giornata che mi regala il sorriso, quindi oggi sono così. Volevo dirlo anche a voi. Ah, volevo aggiungere anche un'altra cosa. Stasera vado per la prima volta in un ristorante peruviano. Andiamo a provare la cucina peruviana perché ci hanno consigliato questo ristorante. Quindi non vedo l'ora di mangiare qualcosa di peruviano. Anche se non so che cosa si mangi in Perù, però so che i cuochi peruviani stanno prendendo sempre più piede e stanno diventando sempre più famosi, sia come cucina che appunto come chef, e quindi sono curiosissima e chissà, finirà in bellezza questa serata. E alla fine ci ritroviamo sempre qui. Oggi è domenica, ieri non sono riuscita a registrare nessun pensierino perché sono stata tutto il giorno a casa. Scusate se faccio fatica a parlare, ma ho la lingua gonfia. Ormai sarà circa un mese che qualunque cosa io mangi mi si gonfia la lingua e ho difficoltà a parlare. Non so se vi ricordate, un po' di video fa, un paio di mesi fa, avevo fatto un video dove ho le labbra gonfissime e non so che cosa di alimento me l'aveva scaturito. E appunto mi si gonfiano le labbra, mi si gonfia la lingua. Adesso ultimamente, in queste settimane, in questo mese, mi si gonfia sempre la lingua, cioè la lingua gonfissima. Infatti sentite che ho difficoltà a pronunciare alcune parole. E niente, quindi volevo dirvi un'altra cosa. Anzi, se qualcuno ha il mio stesso problema, ditemi che cos'è, perché sono andata da un allergologo. Solo che questo allergologo mi ha detto... signorina, le allergie non esistono. E io, ma se sulla sua porta qui nell'ospedale c'è scritto allergologo, come fa lei a essere laureata in qualche cosa che non esiste? Si vede che ho beccato io quello un po' particolare. E niente, quindi so che sono allergica al sale, ai funghi, alle muffe, al pomodoro, ai formaggi stagionati, eccetera. Però mi capita adesso di mangiare cose che non c'entrano niente. Tipo l'altro giorno, a mezzogiorno, ho mangiato una micchetta con una scatoletta di tonno e mi si è gonfiata la lingua. O è glutine, o sto diventando intollerante al glutine, non lo so. Comunque, vabbè, non è una seduta di medicina questa. Niente, questa oggi è domenica. E sto montando tantissimo, cioè sto montando, adesso sono arrivata a quota 5 video, quindi questa settimana vedrete tantissimi video. Sì, sono ancora in pigiama, oggi non siamo proprio usciti e sono struccata come mi vedete. E niente, adesso finisco di montare i video, così monto anche questo qua perché ci tengo che esca appunto lunedì, cioè oggi quando lo state vedendo. E niente, vi auguro una meravigliosa settimana. Grazie ancora per tutti i messaggi che mi scrivete, perché questi video vi stanno piacendo tantissimissimo. E grazie veramente di tutte le belle parole che legate a questi video. E sono orgogliosa di tutte le cose belle che mi scrivete. Sono felicissima di tenervi compagnia anche solo per 10 minuti, di così farvi svagare un po' con la mente anche solo per 10 minuti. E niente, noi ci vediamo nel prossimo video.